Buongiorno e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima, ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione, il Prima TG che apriamo con la riunione del Comitato Tecnico Scientifico fissata per la giornata di oggi e poi il confronto con le regioni che avverrà al peggio tra mercoledì o giovedì con le nuove misure che dovranno essere prese per il contrasto alla lotta al coronavirus. Il governo ha confermato quella che è la roadmap annunciata dal Premier Mario Draghi, stoppando da un lato le pressioni del centrodestra per posticipare il coprifuoco e aprire i bar anche in zona gialla, ma per quanto riguarda al chiuso. E dall'altra anche il discorso scolastico delicato se non si interviene sui trasporti. In ogni caso, la Lega ha confermato che presenterà la proposta di rinviare il coprifuoco alle ore 23. Al momento ci sono due certezze con riferimento invece al pass che è stato già annunciato dal governo. La prima è che non sarà pronto per il 26 aprile, dunque ci si sposterà verso le regioni rosse e arancioni con l'autocertificazione e c'è bisogno di allegare un certificato vaccinale, un'avvenuta guarigione dal Covid o l'esito di un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. L'altro è che il pass sarà in linea con quanto disposto dall'Unione Europea, ma si sta ancora decidendo se utilizzare un'app, come ad esempio l'app IO già utilizzata per il cashback di Stato, ma non si esclude anche restare con il certificato cartaceo o utilizzare per esempio la tessera sanitaria. L'obiettivo del commissario straordinario per l'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, era di raggiungere per la metà di aprile la somministrazione giornaliera di 500.000 dosi contro il coronavirus. Naturalmente, a causa delle difficoltà sopraggiunte, soprattutto per quanto riguarda la consegna delle fiale, questo obiettivo non è stato raggiunto, ma si è superata comunque la soglia delle 350.000 dosi. Si sta cercando di arrivare alle 430.000 entro la fine di aprile. Buone notizie sul fronte vaccini arrivano comunque dalla consegna di altre 6 milioni di dosi entro la fine del mese, di cui 3 milioni di Pfizer, 400.000 di Moderna, 320.000 di Johnson & Johnson e 2,2 milioni di AstraZeneca. Su questo notizia comunque importante perché l'attivista svedese Greta Thunberg ha donato 120.000 dollari raccolti dalla fondazione al programma COVAX che si batte per un accesso equo ai vaccini con una distribuzione che sia appunto unitaria su tutto il territorio mondiale. Ora, i nuovi casi nazionali sono 8.864 i nuovi positivi al tampone nelle ultime 24 ore. I test elaborati sono stati 146.728 con un tasso di incidenza che supera leggermente il 6%, si ferma al 6,04. Le vittime in una giornata sono state 316, discesa delle terapie intensive che calano di 67 unità nelle ultime 24 ore, invece si segnala un aumento dei ricoveri ordinari con 94 posti letto occupati in più. Sono invece 1.334 i nuovi positivi in Campania, di cui 523 persone sintomatiche. I tamponi effettuati sono stati 9.934, di cui 1.716 antigenici. 35 le vittime, di cui 29 nelle ultime 48 ore, 6 in precedenza, ma contabilizzati soltanto nel più recente bollettino. 1.519 invece i guariti. Per quanto riguarda il report di posti letto su base regionale sono 656 i posti occupati in terapia intensiva, i posti disponibili in terapia intensiva ne sono occupati 150, sono 3.160 i posti letto invece di degenza ordinaria a disposizione della regione, ne sono occupati 1.536. A Torre Annunziata un uomo di 61 anni incensurato è stato aggredito e ucciso probabilmente a seguito di una lite per futili motivi legata ad un parcheggio. Il fatto è avvenuto nel parcheggio privato in via 4 Novembre proprio a Torre Annunziata. I carabinieri hanno acquisito le immagini di videosorveglianza per cercare di chiarire la dinamica del fatto e rintracciare chi ha colpito il 61enne. L'aggressione è avvenuta con l'utilizzo di un gonfiatore per gomme e di un'arma
da taglio. Questa è una prima ricostruzione al vaglio degli inquirenti. A intervenire sull'episodio è stata la figlia dell'uomo che ha scritto sulla propria pagina social. Ci tengo a precisare che non è corretto dire che mio padre è morto in una lite. Mio padre è stato fatto un agguato in piena regola per difendere me, che ero la luce dei suoi occhi. Mio padre è stato pugnalato e con questa gente non aveva mai avuto niente a che fare. Ci spostiamo ora a Somma Vesuviana, momento importante sul territorio nella lotta al Covid, un aiuto importante proprio con la partenza del centro vaccinale sul territorio locale per cercare di uscire da questo difficile periodo pandemico. Sul punto ascoltiamo proprio le parole del sindaco locale di Sarno. Un momento importante per la nostra città, l'interlocuzione avuta per circa 3 mesi con l'ASL e la Curia Vescovile di Nola. Ringrazio in primis il nostro vescovo e la nostra dirigente, la nuova dirigente dell'ASL, per aver creato sinergia con il comune. Abbiamo creato questo polo vaccinale con non poco lavoro. C'è stata un'attenta valutazione se era possibile farlo ed è qui presente e da oggi funzionante. Sì, purtroppo ho ricevuto una missiva da parte del primo circolo didattico Raffaele Affè, nella quale mi è stato comunicato la presenza di 8 casi positivi al Covid, di cui 7 alunni e un professore. Però purtroppo ha coinvolto ben 7 classi. Per circa per 113 alunni e 21 professori, e per questo motivo ho purtroppo chiuso il primo circolo didattico. Sì, questo è un momento importante. Diventare arancioni in questo periodo storico non significa che il virus è andato via. Io ieri ho visto purtroppo scene che non avrei voluto vedere, calca di ragazzi, calca di persone davanti ai bar, e questo non depone bene per la recrudescenza del virus. La nostra unica forza è il vaccino, ma se non ci sono il rispetto, se non c'è il rispetto delle regole da parte di tutti, noi non saremo mai pronti, non saremo mai fuori da questo caos che c'è. Nuovo progetto importante, prestigioso per la città di Avellino, come ha anticipato nella sua consueta conferenza stampa del lunedì il sindaco Gianluca Festa. Vediamo proprio un estratto del suo intervento. Vi voglio annunciare questo importante appuntamento che terremo sabato mattina presso la sala consiliare. Nelle scorse settimane si è parlato di questo progetto del nuovo stadio, un progetto molto molto bello, straordinario. Sarà un gioiellino, sarà una struttura di cui essere orgogliosi. Sabato mattina presenteremo il progetto alla città. Contestualmente sarà anche consegnata la proposta di intervento in project financing. Questa presentazione avverrà alla mia presenza. Chiaramente ci sarà il presidente dell'US Avellino, Angelo D'Agostino, che voglio sin da ora ringraziare per lo straordinario sforzo che si presta a fare per il bene della collettività. Questo è un intervento che da anni la comunità del tifo avellinese attende, ma sarà un intervento molto qualificante anche. A Caserta, nuovo aggiornamento della curva pandemica con i dati diramati dall'ASL di Terra di Lavoro. Sono 155 i nuovi positivi, cui si aggiungono 187 guariti e 8 deceduti. I test elaborati sono stati 1.525 per un tasso di incidenza del 10,16%. Nel saldo complessivo una discesa di 40 positivi su tutto il territorio. Per quanto riguarda le singole città, Caserta è in discesa come numero di casi attivi, ma resta in cima con 551 positivi, c'è poi Marcianise con 476 e Maddaloni con 367. I componenti del Consiglio di amministrazione, il presidente Rosalina Santoro, i due consiglieri Carmela Dal Basso e Fausto Beato, hanno approvato all'unanimità il nuovo statuto del Museo Campano di Capua, il primo atto per il rilancio proprio dell'istituto museale. Infatti il regolamento che era in vigore, redatto del 2010, non è più a norma in quanto richiamante leggi e normative quasi tutte
abrogate o sostituite. Ha detto la dottoressa Santoro, è stato il primo atto per lavorare seriamente e proseguire nella valorizzazione del Museo Campano. Abbiamo fatto un lavoro certosino e accurato per adeguare tutti gli ambiti a quanto ci impone la normativa attuale in materia museale. Con il regolamento attuale non è possibile più lavorare in quanto fuori dalle normative vigenti. Si attende ora la deliberazione del Consiglio provinciale affinché il nuovo statuto possa entrare in vigore. È stato un atto sicuramente importante e il presidente Giorgio Maiocca è rimasto molto soddisfatto ed è sicuro che questo Consiglio di amministrazione svolgerà il proprio incarico in modo importante, perché rappresenta il giusto mix tra competenza tecnica e specifica della presidente Santoro, l'esperienza gestionale della consigliera Del Basso e la legale dell'avvocato Beato. Un consiglio di amministrazione che non è soltanto di grande spessore, ma che è operativo, che ha già dimostrato di lavorare in modo importante ed esclusivo alla valorizzazione e al rilancio del Museo Campano. Dunque si prosegue senza sosta in queste importanti attività, con una serie di incontri per le prossime settimane, proprio per cercare una collaborazione con associazioni e altri enti, con l'obiettivo appunto del rilancio di tutto il territorio. Chiudiamo con il calcio. Ufficiale la nascita della nuova Superlega, una guerra nel calcio con 12 squadre attuali, di cui 3 italiane, ovvero Juventus, Inter e Milan, e ce ne saranno altre 8 per un totale di 20. Al momento però il Napoli non c'è, ma non è prevista neanche la presenza della Roma, ma non si esclude che possa essere presente una delle due compagini in questo nuovo maestoso progetto economico. Inoltre un emissario della JP Morgan, una banca che ha finanziato il nuovo progetto già con 3,5 miliardi di euro, ha contattato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis proprio per farlo entrare nel nuovo progetto. Dura intanto la posizione della FIFA contro la Superlega, ha detto il presidente Gianni Infantino. Se alcuni scelgono di andare per la propria strada, si assumano le conseguenze, si è tutti responsabili delle proprie scelte, chi non è dentro è fuori, dunque non è possibile stare a metà con la FIFA. La FIFA, ha concluso il presidente, è aperta a tutti, ciascuno può portare le proprie proposte, sono sempre valutate, ma bisogna rispettare le istituzioni, la FIFA, l'UEFA, la storia e la passione che hanno tante persone per il gioco del calcio. Con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguo di giornata, arrivederci.